vediamo di cosa stiamo parlando. Allora, prima di introdurre l'aspetto tecnico, come al solito, facciamo una premessa su alcuni temi più generali e didattici che riguardano, in questo caso, la creazione, l'utilizzo anche di giochi, in particolare di giochi elettronici che vengono tutti chiamati sostanzialmente videogame. Che cos'è un gioco? Che cosa identifica un gioco? Avete delle risposte da dare? Provate pure a scrivere, poi vediamo se ci avete preso. Che cos'è un gioco? Che cosa esattamente identifica un gioco? Mentre voi cercate la risposta a questa domanda, dobbiamo sapere che i videogiochi sono suddivisi in numerose categorie. Non esiste un accordo comune, nemmeno tra come dire, i referenti fondamentali dei videogiochi, le associazioni, per esempio, di categoria, sulla nomenclatura da dare alla tipologia dei giochi che noi possiamo trovare sul mercato, anche perché molti giochi hanno delle caratteristiche che si intersecano tra diverse categorie. Però a noi interessa avere, diciamo, una piccola panoramica. Perché? Perché oggi vogliamo simulare una categoria precisa di videogame. Dunque, se per esempio ci riferiamo ad iTunes, vediamo che iTunes suddivide i giochi in questo modo: gli arcade, avventura, azione per bambini, eccetera. Però se poi voi vi recate invece in iTunes nelle app e selezionate i giochi, potete vedere che ci sono delle sezioni che per esempio vi propongono, non lo so, i 10 migliori giochi del mistero. Quindi mistero che non esiste come categoria qui. Quindi vedete che ci sono molti modi per identificare un videogioco. Una categoria che ha a che fare col mistero, noi possiamo immaginare grosso modo che abbia a che fare con l'avventura e anche che sia qualcosa che abbia a che fare con l'investigazione, molto probabilmente. Però se il gioco si chiama gioco di investigazione, per esempio Investigation Game, sappiamo certamente che dovremmo studiare, esplorare determinati ambienti, raccogliere degli indizi, scoprire i malfattori, gli assassini, i responsabili della situazione nella quale noi ci troviamo. Quindi, diciamo, queste caratteristiche, ecco, si ritrovano poi tra un gioco, tra una categoria e l'altra, tranne in alcune tipologie molto precise. Per esempio, ci sono i cosiddetti giochi spara-spara che voi non troverete mai sotto la categoria spara-spara, ma se leggete gli articoli e le recensioni che riguardano i videogiochi, molto spesso vi imbatterete in questo termine, i giochi spara-spara. I giochi spara-spara molto spesso sono giochi in soggettiva con un'arma che deve colpire gli avversari, e si chiamano anche giochi di ruolo, RPG. Sono, diciamo, tra i più conosciuti questi giochi perché sono anche quelli che identificano maggiormente lo spettatore, cioè il giocatore con l'attore del videogioco, perché avviene in soggettiva il percorso. Poi ci sono i platform game, che sono quei giochi nei quali, non lo so, ce n'è uno recentemente molto carino che è uscito, che è uno sciatore disegnato molto simpatico che deve compiere delle evoluzioni in percorsi di montagna innevati e che ha degli elementi, si riferisce questo gioco anche a elementi di filosofia zen, per esempio. Però per quanta filosofia possa esserci o struttura filosofica dietro giochi di questo genere, si tratta sempre di correre lungo una piattaforma e superare degli ostacoli per raggiungere degli obiettivi. Poi ci sono giochi di strategia, per esempio,
il più famoso di tutti era SimCity, i giochi Lego, anche i giochi di costruzione di città, di ambienti, simulazioni anche di realtà economiche, commerciali, politiche. Sono giochi alle volte che possono essere molto complessi. Questi vengono chiamati giochi di strategia, anche di simulazione. Possono essere per esempio ambientati all'interno di un cantiere e si tratta di costruire dei palazzi, oppure tipici sono i giochi delle fattorie, per cui c'è l'omino che comincia con l'avere qualche gallina, delle uova, così a guadagnare un po' di soldi e poi via via si deve ingrandire, ingrandendosi aumentano i problemi, i trasporti, insomma sono giochi che richiedono molto tempo anche per essere giocati. Ecco, la questione del tempo forse potrebbe essere benissimo una linea di demarcazione, cioè il gioco che possiamo fare rapidamente, che a cui abbiamo sempre giocato, anche quando c'erano negli anni 80 le prime macchinette nei bar dove si giocava a sparare ai mostri che scendevano dall'alto, giochi molto semplici, elementari, però sono anche giochi di abilità, di velocità, rapidi da fare, perché sono organizzati per livelli e quindi ci si può fermare poi a un certo punto, poi riprendere il gioco senza timore di ritornare indietro, oppure appunto ci sono giochi più complessi che richiedono invece del tempo e soprattutto della riflessione. Qui vi do alcune indicazioni, per esempio, su giochi che riuniscono anche elementi di concept, cioè di ambientazione, di concetto proprio, di progettazione, che sono particolarmente interessanti e che potete prenderli come riferimento per, se non l'avete già, naturalmente farvi una prima cultura elementare su questa tipologia di giochi, che è interessante anche per l'aspetto grafico da una parte e il concetto di gioco che ci sta dietro. Quindi parliamo anche in questo caso di giocabilità e del gioco, perché i giochi possono essere ripetitivi, l'uno con l'altro si possono copiare, le strutture possono essere molto simili, ma l'aspetto grafico, il tipo di metafore, le storie, proprio di storytelling a volte, che li sostengono, possono essere così diversi da rappresentare, da travestire completamente una struttura di gioco che noi possiamo ritrovare comune a un'intera categoria. Ecco, qui invece abbiamo giochi che si riferiscono a diverse categorie, ma che ho selezionato così perché rappresentano un concept interessante. Ce ne sono tanti, naturalmente, ma ve ne ho dato così qualcuno di quelli che possono essere così di stimolo, ecco. Un giocatore impara se è coinvolto cognitivamente e affettivamente nell'ambiente, dalla storia e dalle attività proposte dal gioco. E perché ho scritto questa frase? Perché vi voglio ricordare, ne avevo già parlato un paio di volte in qualche webinar, così avevo toccato di sfuggita l'argomento, penso che poi bisognerà approfondirlo, magari faremo proprio un webinar su questo tema, ma il gioco ha a che fare per sua natura con l'apprendimento. Prima di tutto perché per giocare bisogna imparare. Ci sono dei giochi complicati, ci sono dei giochi che richiedono veramente non solo l'imparare delle regole, ma anche poi saperle gestire. Pensate per esempio a un gioco come il Bridge, un gioco che richiede tutta una serie di capacità e non solo la conoscenza di regole, il gioco degli scacchi. Il gioco degli scacchi è un misto di memorizzazione, i più grandi giocatori ricordano le aperture fino alla quindicesima, ventesima mossa e quindi ripetono a memoria, se vogliamo, tutti gli schemi e le varianti,
e poi subentra invece un'abilità particolare. Le regole sono abbastanza semplici, forse uno dei giochi che ha le regole più semplici, ma la complessità di gioco più complessa. E questo vale anche per i videogame, non è differente la questione. Per i videogame ci sono anche dei giochi di abilità, per esempio, che stimolano la motricità fine. Impossible Line, per esempio, è un gioco di questi, è un gioco che viene molto giocato per quando si ha a che fare con dei ragazzini che hanno proprio difficoltà a muoversi correttamente con le mani, usare le dita, e quindi viene usato su un tablet, è un gioco molto bello. E il corrispettivo, per esempio, cioè anche nei nostri vecchi giochi da bambini c'era per esempio lo Shanghai che, ricordate, era un gioco di abilità, di grande abilità, perché bisognava essere molto precisi nello spostare le bacchette e nel raggrupparle. Quindi il mondo dei videogame riproduce molto e aggiunge anche qualche cosa al mondo tradizionale dei giochi. E questo rapporto dialettico tra apprendimento e gioco è da un lato è obbligato. Ecco, qui abbiamo Ghost Trick, per esempio, che è molto interessante per due aspetti. Il primo perché presenta un lungo tutorial e questo tutorial, come avviene poi in tanti giochi, è agganciato allo sviluppo stesso del gioco durante cioè nel corso stesso dell'utilizzo da parte dello spettatore, quindi si impara mano a mano che si procede. Questa è una tecnica importante perché tradizionalmente nei giochi tradizionali, appunto, noi prendiamo il librettino e leggiamo le istruzioni, cerchiamo di impararle e poi giochiamo. Se c'è qualcuno tra noi che conosce già il gioco bene, ci dà una mano. Mentre invece oggi si tende a non spiegare tutto, ma ad accompagnare il giocatore ad imparare il gioco lungo il percorso, specialmente quando il gioco è complesso. Quindi vedete, il gioco per natura, per definizione, ha a che fare con l'apprendimento ed è un errore dire cosa stai facendo, stai giocando, mettiti a studiare, perché è uno studio il gioco. Certo, può essere una distrazione, è una distrazione perché sicuramente per tanti versi può essere più interessante dello studio, nonostante richieda un apprendimento. Dobbiamo chiederci il perché di questo fatto, come mai è più, in tanti casi, non dico sempre, ma in tanti casi è più interessante giocare che studiare, perché nonostante appunto il gioco richieda apprendimento, perché imparo più volentieri? Imparo più volentieri perché ho a che fare con qualcosa di ludico, con qualcosa che non mi sanziona, con qualcosa che non sono obbligato a fare. Bene, beh, dicevo che appunto sto andando alla chiusura di questa breve introduzione. Appunto, il gioco ha a che fare a pieno titolo con l'apprendimento e si impara, si studia volentieri di più, si studia giocando per questo motivo, perché la definizione tradizionale che si dà al gioco consiste nello svolgimento di un'attività che non ha un obbligo e non ha un fine predeterminato, se non il gioco stesso. E quindi, per questo motivo, appunto, è strettamente legato all'apprendimento, un apprendimento piacevole. Poi c'è anche un altro fattore che è importante e che è l'interazione. Col gioco si interagisce nello studio, normalmente in classe no, però non è detto che non si debba interagire in classe. E nello studio è semplicemente che la nostra scuola purtroppo è abituata a essere organizzata, a svolgere il suo compito in modo molto statico e quindi privando gli studenti di una interazione che invece renderebbe molto più interessante, esattamente come un gioco, l'apprendimento. Poi il gioco presenta una curiosità verso nuovi mondi. Guardate che questi nuovi mondi possono essere sia all'interno
sia all'interno del gioco stesso, che può presentare a diversi livelli dei mondi differenti, sia all'interno anche del gioco tradizionale. Voi pensate a un gioco di carte che conoscete molto bene, cambiando i giocatori cambia l'ambiente di gioco, c'è niente da fare, le carte rappresentano lo strumento, ma cambiando i giocatori cambiano proprio tutte le relazioni e quindi anche lì si esprime una curiosità verso nuovi mondi. Non dovete pensare a mondi intesi come mondi virtuali o nei quali ci si immerge perché per giocare. Bisogna proprio essere all'interno di questi mondi. Il gioco presuppone delle relazioni tra persone e quindi queste relazioni sono sufficienti a determinare una curiosità verso la nuova organizzazione. Anche qui abbiamo una grossa differenza rispetto all'ambiente scolastico perché l'ambiente scolastico è quasi totalmente privo di curiosità. L'insegnante è sempre lo stesso, lo abbiamo per un anno, due, tre, quattro, cinque anni, forse abbiamo lo stesso team a lungo, con le stesse modalità che si riproducono giorno dopo giorno. Diventa più interessante l'ambiente dei propri compagni, diciamo che non l'ambiente di studio in quanto tale. Quindi anche qui noi possiamo impiegare la lezione del videogioco proprio per stimolare questa curiosità. Poi il gioco presuppone una assunzione di decisioni. Quindi vedete in Ghost Trick voi siete molto spesso accompagnati nelle vostre decisioni perché poi si faranno via via più complicate. E poi ritornerete indietro nel tempo perché potete correggere gli errori ritornando indietro nel tempo per rifare le vostre azioni. Quindi sarete sottoposti a delle prove che impegneranno il vostro ragionamento nell'assunzione appunto di decisioni. E poi il gioco impone anche la ricerca ed elaborazione di informazioni. Questo tutti i giochi, anche il gioco spara spara oppure il platform dove c'è un soggetto che corre, che scia, che deve evitare gli ostacoli. Quali sono queste informazioni? Prima di tutto sono delle informazioni visive, perché se devo saltare degli ostacoli, devo cercare rapidamente, mentre gioco, devo riuscire a capire quell'ostacolo quando si presenterà o che cosa devo fare cioè devo acquisire delle informazioni che mi consentono di proseguire nel gioco. In un investigation game le informazioni saranno magari celate all'interno dell'ambiente nel quale io mi trovo a quel punto e le accumulerò, queste informazioni, perché poi mi potranno offrire, sempre ragionando, la soluzione ad alcuni quesiti che mi consentiranno di proseguire nel gioco. Quindi, guardate che la ricerca ed elaborazione di informazioni c'è sempre. E raramente invece avviene a scuola perché le informazioni vengono passate normalmente dall'insegnante e quando lo studente deve cercare delle informazioni, deve elaborarle, sono rari, io parlo da un punto di vista generale, ma sono rari in percentuale i casi in cui gli studenti devono proprio per proprio conto arrivare a ottenere delle informazioni utili, rielaborarle e metterle in gioco. Questo è un caso, sono casi molto rari che capitano. Invece nel gioco è una condizione sistematica. Oltretutto il gioco consente di cercare, rielaborare le informazioni nel momento stesso in cui si gioca. Perché se ti fermi, perdi vite, scendi di livello, perdi punti, sei fuori dal gioco. Quindi mentre tu giochi devi acquisire le informazioni, che sarebbe assurdo. Nella scuola questo sarebbe qualcosa di inaccettabile, che mentre noi facciamo una cosa, contemporaneamente ne facciamo anche un'altra, no? Se studi, studi, se cerchi informazioni, cerchi informazioni. Non è che sei interrogato e mentre sei interrogato cerchi le informazioni per dare le risposte, eccetera. Invece sarebbe un bel sistema questo. A mio modo di vedere, chiudo qui con questa prima,
così, primo approccio al gioco e al suo rapporto con la scuola, a mio modo di vedere, la scuola avrebbe molto da imparare dai videogiochi, mentre i videogiochi hanno ben poco da imparare dalla scuola, anche perché i videogiochi più complessi, scientifici, sono dei giochi che applicano regole della fisica, per esempio, in modo molto preciso, che richiedono anche determinate conoscenze. Beh, hanno un rapporto diretto con i contenuti che poi trasformano completamente e li restituiscono in modo veramente interessante agli studenti. Allora, abbiamo un gioco che si intitola appunto Scopri il romanzo, è un gioco di base che ho creato appunto per illustrare questo tipo di meccanismo. A mano che giochiamo ve lo spiego e poi cerchiamo di riprodurre una struttura analoga. Vi dico già subito che questo gioco riproduce uno schema particolare di gioco che poi appunto vi spiegherò. Vedo che c'è ancora qualcuno che dice che non vede, io però vado avanti perché sennò facciamo tardi, poi vi darò tutti gli elementi, poi mi scrivete e cercheremo di capire che cosa succede. Allora, facciamo clic naturalmente su questo pulsante e vediamo dove vuoi andare. Allora, il gioco propone di andare al mare oppure di andare a casa. Allora, io vi propongo di rispondere voi stessi tramite questo sondaggio al quesito che è posto dal videogioco. Eccolo qua, abbiamo un 95% di voi che andrebbe volentieri al mare. Bene, adesso ritorniamo Dunque, dato che volete andare al mare, io farei un clic sul mare e vediamo che cosa succede. Dice che nessun romanzo è ambientato al mare. E che cosa ho acquisito? Ho acquisito una informazione. Ok? Ho acquisito un'informazione che mi dice che al mare non troviamo niente, quindi andrò a casa. Faccio clic su casa e mi si presenta effettivamente una casa. Mi si chiede di scoprire i protagonisti. Bene, qualcuno ha scritto, Livio scrive io abito al mare, quindi avrà scelto di andare a casa. Anzi, la sua casa è il mare. Adesso che cosa faccio? Mi trovo dentro un ambiente. In questo ambiente, come vedete, non ho nessun tipo di informazione. Dove ci troviamo? Ci troviamo in un classico investigation puzzle game. Investigation dobbiamo investigare, puzzle dobbiamo ovviamente raccogliere delle informazioni, game è un gioco, quindi dobbiamo giocare. Dato che non ho informazioni di nessun genere, devo fare clic. Faccio clic un po' in giro e non succede nulla. Proviamo a vedere le finestre qui sopra. Faccio clic sulla prima finestra e mi si chiede: gli animali sono protagonisti? Bah, vediamo cosa succede facendo un clic sulla seconda finestra. Attraverso un'animazione mi si propone un uomo che viaggia? E poi qui mi si chiede, vediamo un po', amici e fratelli. Allora, proviamo a vedere, per esempio, un uomo che viaggia. Non faccio più un sondaggio per ogni questione, ovviamente, ne faremo uno tra poco, ma vediamo che succede. Io scelgo un uomo che viaggia. Vedete, non c'è un ok, non c'è niente, quindi proverò a fare un clic sulla figura e vediamo dove mi porta. Mi dice che ho sbagliato, quindi probabilmente con questa freccia tornerò indietro. E allora vediamo se si tratta per caso di animali protagonisti oppure, in questo caso, cosa abbiamo? Amici e fratelli. Bah, vediamo gli animali, animali protagonisti. Facciamo un clic e vediamo dove siamo arrivati. Allora, io vi chiedo, a questo punto noi abbiamo risposto correttamente o no? Come facciamo a sapere se la risposta che abbiamo
dato è corretta. Lo possiamo sapere perché siamo all'interno, sempre del nostro gioco, in un ambiente diverso, quindi non siamo tornati indietro, non abbiamo un messaggio di errore, siamo andati avanti molto probabilmente perché siamo in un ambiente diverso, cioè un livello diverso. Fra i protagonisti ci sono degli animali, seleziona il tema del romanzo, vediamo un po', forse si parla di un viaggio, forse un tema simbolico, l'argomento è il lavoro. Vediamo se l'argomento per caso è il lavoro. No, è sbagliato, l'argomento non è il lavoro. Allora, dato che prima abbiamo fatto qualcosa sul viaggio e abbiamo escluso di andare al mare, probabilmente siamo a casa, il viaggio è escluso, proviamo a vedere se è un tema simbolico. Quindi comincio a utilizzare delle informazioni che ho acquisito. E qui mi si chiede di scoprire le relazioni psicologiche. Allora, non so, proviamo a fare clic da qualche parte. Ecco qui, sono relazioni familiari, oppure sono relazioni fondate su interessi pratici, oppure, vediamo un po', sono relazioni introspettive. Non mi dispiace introspettive, vediamo che cosa succede. Succede che ho sbagliato, perfetto, quindi devo tornare indietro e vediamo se in questo caso si tratta per esempio di relazioni familiari. Vediamo un po', relazioni familiari. Ok, siamo passati di livello. Ricapitoliamo. Queste sono le informazioni che noi abbiamo a disposizione. Gli animali sono fra i protagonisti, è una vicenda simbolica e centrata su relazioni familiari. Allora, a questo punto il gioco ci dice che noi possiamo essere nella condizione di trovare una risposta. Vi ricordate che abbiamo delimitato il campo, cioè abbiamo stabilito che il gioco si svolge all'interno di uno di questi, cioè si riferisce a uno di questi romanzi. Per cui, a vostro parere, con le informazioni che abbiamo trovato, di che romanzo si potrebbe trattare? Siddhartha, Uomini e Topi, Trilogia della Città di Kappa, Un anno terribile, Full of Life, La Metamorfosi, Le libere donne di Magliano. C'è chi dice Uomini e Topi, Metamorfosi va per la maggiore, anche Uomini e Topi o Le Metamorfosi, ma sai, nei giochi devi prendere una di... Ecco un tipico caso in cui il gioco ti impone una decisione, quindi non potete dire uno o l'altro. Stanno vincendo Le Metamorfosi e Uomini e Topi. Perfetto, allora facciamo così, prendiamo La Metamorfosi e vediamo che cosa succede. A questo punto noi abbiamo un salto di livello importante a cui è agganciata la risposta che ci dice che è corretto, ma anche una forma di apprendimento perché ci spiega il punto di vista di questo gioco, e cioè che il giovane Gregor si sente scarafaggio in una famiglia utilitaristica e incapace di amare. Dunque siamo arrivati a un punto nel quale il passaggio di livello ci consente di acquisire non solo delle informazioni, ma anche di stabilire un nuovo apprendimento che ci potrebbe magari servire per continuare il gioco. Adesso proviamo a riprendere proprio in mano la struttura dell'assassino, che voi trovate anche all'interno, come tutti gli elementi trovate all'interno della cartella condivisa Google, e vediamo come si organizza. Prima abbiamo una slide che rappresenta il titolo, poi abbiamo detto le istruzioni e una freccia. Questa freccia deve rimandare alla slide successiva. Quindi vedete che attraverso Keynote è molto semplice, perché noi col tasto destro del mouse scegliamo di aggiungere un link interno. E quindi diremo di andare alla slide successiva.
che il gioco ha inizio subito dopo. Quindi prima collocheremo le istruzioni e poi il gioco avrà inizio. Naturalmente usando altre applicazioni di presentazione voi dovete cercare in questa nelle vostre applicazioni come si possono inserire i link interni. Inseriamo le nostre istruzioni, tutto quello che serve, poi arriviamo appunto all'inizio del gioco. Qui abbiamo la solita freccia con il link alla slide successiva e appunto qua inizia il gioco. Allora, come viene organizzato? Abbiamo detto che la tecnica è una tecnica che ho elaborato personalmente per creare questi giochi e l'ho chiamata tecnica 3 vie o 3 step o 3 ancoraggi. Perché? Perché abbiamo la slide di partenza. Questa, ricordatevelo, è la slide del livello di partenza. Il livello di partenza presenta un ambiente a scoperta, esattamente come quei videogame che quegli investigation puzzle game che consentono di cercare le informazioni e di esplorare l'ambiente e quindi di risolvere dei quesiti, di trovare delle soluzioni, delle vie di uscita per uscire poi da questo ambiente e ritrovarsi in un altro con gli indizi che si sono accumulati. Dunque, in primo luogo, vedete, i pulsanti devono essere nascosti. Per nascondere i pulsanti, che intanto sono delle semplici forme, vedete, io colloco una forma dove voglio e poi dopodiché darò una trasparenza totale alla forma. La forma continua a esistere, ma non si vede. In questo modo io creo tutti i pulsanti che voglio all'interno della mia slide. Posso naturalmente cercare di etichettare, inserire degli indizi, però dovete pensare che il gioco è veramente fondato sulla scoperta. Allora, questo è il primo ancoraggio. Il primo ancoraggio è l'ambiente. Poi abbiamo il passaggio di livello. Ok? Il passaggio di livello comporta la scoperta dell'indizio corretto. Ogni volta che si scopre un indizio corretto si procede nel gioco. Naturalmente la schermata successiva potrebbe anche essere identica, perché se noi abbiamo più elementi da scoprire, e li scopriremo naturalmente un po' per volta, la schermata resterà la stessa, un po' come nel gioco che abbiamo visto della scoperta del romanzo. E quindi questo è il secondo ancoraggio. Il secondo ancoraggio deve trovare l'indizio corretto all'interno dell'ambiente. Poi c'è il terzo ancoraggio. Il terzo ancoraggio è il messaggio di errore. Adesso dovete fare grande attenzione, perché, come vedete, se lo vedete dai vostri schermi, nella struttura che delle miniature, delle slide che vediamo qui sulla sinistra, il livello, l'ancoraggio dell'errore è sempre posto alla fine del gioco e ce n'è uno solo. Hai accusato un innocente in questo caso, oppure hai sbagliato, oppure torna indietro, oppure una bomba che esplode, quello che volete voi. Ma è sempre collocato alla fine. Gli step sono 3, sono l'ambiente di partenza, l'indizio che viene trovato e il terzo step, che è l'errore che ti porta qui. Qui noi abbiamo un meccanismo che porta all'errore particolare, che è questo. Adesso ve lo illustro. Torniamo all'ambiente di esplorazione. Siamo al primo livello. Se io faccio clic, vedete qui era l'assassino, quindi lui mi dirà che andrò alla diapositiva successiva. La diapositiva successiva, infatti, è proprio quella dell'assassino, d'accordo? Benissimo. Mi potrebbe anche dire di non andare alla diapositiva successiva, semplicemente mi mostra qualche cosa
qui all'interno e poi mi fa comparire un pulsante per seguire il gioco. Fin qui è molto semplice, perché nel momento in cui io trovo l'indizio vado avanti col gioco e se vado avanti andrò avanti alla diapositiva successiva. Invece, quando io trovo sbaglio, indizio, che cosa succederà? Succederà che il link non mi manda alla diapositiva successiva e neanche alla diapositiva 24 e poi quando sono in un altro livello alla diapositiva 12 e poi 32 e devo ricordare tutti i numeri delle diapositive e devo fare in modo che tutti i collegamenti siano corretti. No, io andrò all'ultima diapositiva. Il link mi manderà alla diapositiva finale, che resta sempre quella che è l'ultima. Quindi tutti gli indizi sbagliati di tutto il gioco, di qualsiasi livello, mi porteranno sempre all'ultima diapositiva. Qual è l'ultima diapositiva? Nel gioco dell'assassino è questo: hai accusato un innocente. Questo significa che io creo una struttura di gioco per cui il messaggio di errore lo inserisco alla fine. E dopodiché, come faccio a ritornare alla posizione precedente? Beh, è semplice, perché nella freccia che voi vedete qui in basso a destra, facendo clic sulle opzioni, vedete, ho il link, il rimando mi riporta all'ultima diapositiva vista, l'ultima diapositiva vista, cioè quella su cui ho cliccato prima di venire qui. E quindi non c'è modo di sbagliarsi, perché prestate bene attenzione. Creando 1, 2 e 3 slide e poi riproducendole sempre, cioè semplicemente copiandole, e tranne l'ultima che rimane sempre quella, quindi le altre, copiando e incollando le altre, io ho già i link, tutti i link predisposti per continuare il gioco all'infinito, senza bisogno di oddio, questa slide andava messa prima, questa va dopo, a che numero va? Va alla numero 7, va alla numero 32, eccetera. So che PowerPoint, per esempio, può mandare i link anche anche ai nomi delle slide. Quindi, se voi chiamate la slide finale come errore finale, lui riconoscerà il collegamento anche attraverso la nomenclatura. Questa è la struttura attraverso la quale noi possiamo creare tutti i giochi che vogliamo, anche molto molto complessi. Ve ne faccio vedere un paio. Ok, qui abbiamo regole in rima, il congiuntivo, d'accordo. Bene, vediamo che cosa succede. Dobbiamo scegliere la frase che ci sembra più corretta, sbagliamo apposta, hai sbagliato, siamo andati all'ultima, vedete, all'ultima slide, torniamo indietro con lo stesso meccanismo di prima, andiamo a quella corretta e che cosa succede? C'è un'animazione che spiega, quindi abbiamo un gioco in cui l'apprendimento è rafforzato, perché attraverso una rima, con il verbo dubitativo si usa il congiuntivo e la correzione ti resta in memoria la regola che devi utilizzare e così via. Poi c'è il condizionale, ci chiede di proseguire nel gioco, è un gioco creato da dei fotografi, tocca l'immagine che ti introduce nel mondo della luce artificiale. Chiaramente non sarà il sole, il meccanismo vedete è lo stesso, andiamo avanti sul faro, bene, ci propone, complimenti, il faro è l'unica luce artificiale, quindi abbiamo un apprendimento che è immediato in questo caso, anzi abbiamo un rafforzativo dell'apprendimento, oppure un apprendimento nel caso in cui la risposta sia stata data casualmente. E poi andiamo avanti naturalmente nel gioco trovando anche qui le varie informazioni. Però in questo caso, vedete, è più concepito come un test visivo che non una esplorazione ambientale. Io voglio insistere su questo punto della esplorazione ambientale.
questo a cui io mi riferisco esattamente ed è un gioco di... è un investigation puzzle game, cioè è proprio un gioco di scoperta di indizi. Se io faccio un tap sulla libreria, vedete, la ragazza si muoverà verso la libreria e poi, se compare l'occhio, cercherà di esplorarla questa libreria. Comparirà un'informazione. Ma qui abbiamo un morto, mi sembra che forse possiamo, ecco, recarci presso questo cadavere e attraverso la lente è un invito a esplorare il corpo. Quindi c'è un primo piano, vedete, con delle informazioni. Provo a toccare là dove appaiono degli ingranaggi e sappiamo che è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Poi vedete, c'è una valigetta che compare qui. Normalmente in questi giochi la valigetta, il baule, lo zainetto servono per raccogliere degli oggetti che sono altrettanti indizi che ci potrebbero tornare utili per proseguire il gioco. Che cosa vi voglio dire esattamente con questo meccanismo? Vi voglio dire questo, che la particolarità di questi giochi, quelli a cui mi sono ispirato per mostrarvi questa tecnica, è che funziona in questo modo. Inizialmente l'esplorazione di un ambiente è del tutto casuale. Non riceviamo delle informazioni tranne che dal caso, cliccando qua e là. Poi cominciamo, naturalmente, ragionando sulle operazioni corrette e sbagliate che facciamo all'interno dell'ambiente, cominciamo ad accumulare degli indizi. Questi indizi ci consentono di proseguire nel gioco mescolando la fortuna, il caso, diciamo così, con quello che noi riusciamo poi a capire del gioco e quindi col ragionamento. È molto interessante questo meccanismo perché unisce la casualità, che è anche lo stimolo per la curiosità, e poi il ragionamento, che ci consente di correggere il caso e quindi di proseguire nel gioco invece con cognizione di causa. Chiudo il sondaggio e vediamo i risultati. Allora, che si dice? Si dice che, scusate, sono drogato di videogame, ma non ci penso nemmeno. Il 13% di voi è lontano dai videogame. Ci penso come, ma non pratico molto. Bene, sono il re dei videogame, fantastico. Voglio sapere chi è il re dei videogame. Mi scriva, voglio saperlo. Gioco, sono in via autostrada di apprendimento, perfetto. Ah, sono il game master della videogalassia, so tutto, fantastico. Quindi abbiamo un re dei videogame perché lo è tramite suo figlio e qualcuno insomma, e poi c'è qualche game master della galassia. Bellissimo, scambiamoci delle idee. E per gli altri, bene, continuate su questa strada. Spero che... non uso mai strutture di gioco per le mie discipline, 13%, ok? Qualche volta facciamo dei giochi, ma non vera gamification. Ecco, qui c'è una cosa importante da dire, che è la differenza tra gioco e gamification. La gamification è proprio implementare delle vere e proprie strutture di gioco all'interno della disciplina, mentre utilizzare i giochi può essere anche qualcosa di occasionale. Però quello che vi ho insegnato, c'è questa struttura che è molto semplice ma molto efficace da realizzare, in realtà si avvicina molto alla gamification perché la potete impiegare proprio come metodologia sistematica, cioè dopo tutta una serie di, non so, unità didattiche eccetera, quando avete accumulato un certo numero di conoscenze intorno a un determinato argomento, allora a quel punto si propone il gioco. Se lo fate sistematicamente vedrete che cambiate anche il vostro modo di insegnare, ammesso che ne abbiate bisogno, ovviamente. Ma perché? Perché entrate in una logica, in una dinamica che è quella della scoperta, però non della vostra scoperta,
ma quella dei ragazzini, che è molto più interessante. Ho progettato giochi didattici con i miei studenti. Bene, fantastico. Scrivetemi, chi ha progettato giochi didattici con gli studenti mi scriva, dai che facciamo qualcosa, magari vediamo un po' cosa potrebbe saltare fuori. Allora, non c'è nessuno che ha fatto De Luca qua. È bello, in Italia il gioco l'ho portato io. Non so se avete visto le imitazioni di De Luca da parte di Croce. Bene, per stasera è tutto. Arrivederci, grazie di essere intervenuti e buonanotte. Alla prossima. Ciao.